tutti! Oggi vogliamo presentarvi una delicata e bellissima tavola fiamminga del XV secolo, di cui si è concluso da poco il restauro. Il dipinto appartiene all'importante nucleo di opere di ambito nordico conservato nelle collezioni della Galleria Sabauda. Si tratta di una Madonna con Bambino, a lungo attribuita, seppur in maniera dubitativa, al pittore Petrus Christus, uno dei più importanti maestri fiamminghi del XV secolo, ma sulla quale oggi torniamo nuovamente a riflettere alla luce dei risultati dell'intervento conservativo e delle indagini diagnostiche che lo hanno accompagnato. Il dipinto, come indicano le ridotte dimensioni, fu certamente commissionato per un utilizzo legato alla devozione privata, molto diffusa nei paesi del Nord Europa. Questa pratica, intima e personale, fu anche una delle ragioni che spinsero gli artisti fiamminghi ad una ricerca figurativa più realistica ed attenta ai più minuti e precisi dettagli della vita quotidiana rispetto alla precedente tradizione gotica. Inoltre, per rappresentare lo spazio, i pittori fiamminghi utilizzavano più punti di fuga o una linea dell'orizzonte alta per far sembrare l'ambiente avvolgente, permettendo allo spettatore di sentirsi coinvolto illusionisticamente nella scena raffigurata. Lo spazio, dunque, non è uno spazio chiuso e finito, ma spesso negli interni, proprio come nella nostra tavola, si aprono delle finestre che fanno vedere un paesaggio lontano o una veduta architettonica. Nei dipinti fiamminghi la luce, inoltre, non è selettiva, non crea gerarchie tra figure ed oggetti, ma illumina con la stessa cura l'infinitamente piccolo e l'infinitamente grande e diventa un mezzo per unificare tutta la rappresentazione. Vengono inoltre sfruttate più fonti luminose che moltiplicano le ombre e i riflessi, permettendo di definire matericamente le diverse superfici, dal panno alla pelliccia, dal legno al metallo, perché ciascun materiale mostra una reazione specifica ai raggi luminosi. Ma analizziamo più da vicino la nostra opera. La Madonna, dai lunghi capelli che cadono sulle spalle, seduta in primo piano, appoggia la mano destra su un libro d'ore, cioè un libro di preghiere, mentre con la sinistra tiene in braccio il Bambino, che stringe tra le mani un cardellino, simbolo della passione. Maria ha le palpebre abbassate e guarda con malinconia il figlio, consapevole del tragico destino che lo attende. La scena è ambientata in un accogliente interno domestico con un elegante letto a baldacchino e un grande camino acceso sulla parete di fondo, davanti al quale si scalda un gatto. Poco distanti sono abbandonati gli zoccoli. Dal soffitto ligneo pende un lampadario a quattro bracci, su cui è presente una sola candela. A destra del camino è una nicchia, con ripiani su cui sono appoggiati una brocca e una cesta, mentre sopra lo scranno è attaccata al muro una stampa, probabilmente una xilografia, forse raffigurante Re Davide che suona la cetra. In primo piano a sinistra è raffigurata una gabbia con mangiatoia, all'interno della quale si vede un uccellino. A destra è collocato uno sgabello in legno, sul quale è appoggiato un rocchetto di filo, mentre in basso si trova una cesta contenente un panno bianco e il corredo per il cucito, l'ago, il ditale, le tenaglie. Lo scranno di fianco alla Vergine è coperto da un panno verde, su cui sono appoggiati diversi oggetti, un libro parzialmente nascosto da una sacca, un cartiglio ed un bicchiere. Sulla credenza, alle spalle della Madonna, è appoggiato un frutto, forse una mela, simbolo del peccato originale, oppure un'arancia, a richiamare l'Hortus Conclusus, cioè il giardino sacro alla Madonna. Qui sono sistemati alcuni recipienti e caraffe di vetro, sulla cui superficie si riflette la luce che entra dalle grandi finestre. La camera si affaccia su una città nordica con alte torri, la più grande delle quali ricorda la torre della città di Bruges. Grazie alle macrofotografie scattate durante il restauro, è stato possibile notare una scena misteriosa che si svolge ai piedi di una scalinata,
dove un gruppo di persone sembra guardare con una certa agitazione una figura distesa a terra. L'opera presenta nella posa della Madonna, nell'andamento dei panneggi, nella costruzione prospettica dello spazio, nella scelta dei colori e nella collocazione del letto e dello scranno, significative somiglianze con la tavola di analogo soggetto conservata presso il Nelson Atkins Museum of Art di Kansas City, riconosciuta come opera autografa di Petrus Christus. Tuttavia, i differenti dati stilistici e l'insistito accumulo dei particolari dell'arredo non consentono di riconoscervi la mano diretta di Petrus e fanno propendere per l'assegnazione ad un artista più tardo, forse un seguace del pittore fiammingo, che ne riprende modi e temi mescolandoli a suggestioni provenienti da altri maestri. Il recente compresso restauro, le cui fasi saranno illustrate da Roberta Bianchi, ha permesso di riscoprire pienamente la qualità del disegno, la preziosità cromatica, la luminosa stesura delle superfici e la resa meticolosa di tutti gli oggetti dell'arredo e dei particolari della veduta urbana, svelando inoltre zone di pellicola pittorica originale che risultavano nascoste da antiche ridipinture. Buongiorno, sono Roberta Bianchi, restauratrice della Direzione Regionale Musei Piemonte. Il restauro che vi illustrerò è stato eseguito insieme alla mia collega Emanuela Ozzino Caligaris della Soprintendenza di Novara ed è stata l'occasione per studiare e riportare all'attenzione un'opera poco nota, attualmente conservata fra le collezioni di riserva dei depositi della Galleria Sabauda. Si tratta di un dipinto che ha avuto vicende attributive controverse che ne hanno un po' decretato il destino e la scarsa fortuna critica. Auspichiamo quindi che l'intervento di restauro, in quanto momento di conoscenza privilegiato, possa riaprire il dibattito e risolvere la controversia storico-critica. Allo scopo di illustrare l'intervento con la necessaria consapevolezza, il dipinto è stato sottoposto ad una serie di indagini non invasive che potranno anche contribuire a orientare la critica storico-artistica, orientando l'individuazione della mano dell'autore. Queste metodiche di indagine permettono di guardare l'opera sotto la superficie costituita dalla sua pellicola pittorica e dagli strati di vernice che la coprono, sfruttando le capacità di penetrazione delle radiazioni infrarosse e ultraviolette. Si tratta di una visione in profondità che ci consegna elementi di tecnica artistica e consente di capire e di ricostruire le vicende conservative che ha subito l'opera, che consistono in vecchi interventi di restauro e di manutenzioni che non sono sempre distinguibili ad occhio e che comunque spesso non sono neanche documentati. Come talvolta accade, può svelarci il segreto gesto dell'artista attraverso il disegno eseguito sulla preparazione stesa sul supporto. L'opera è giunta al restauro con un aspetto molto compromesso dalla vernice fortemente alterata che alterava la policromia e i suoi rapporti. Le indagini multispeziali hanno evidenziato anche numerosi ritocchi antichi. Fra questi, certamente molto antico, si può considerare l'ampliamento sui margini laterali, segnalato da una discordanza cromatica e di planarità della superficie. Abbiamo ipotizzato che si trattasse di modifiche dovute alla trasformazione di un originario altarolo portatile, un piccolo altare da viaggio, ancora in uso in epoca quattrocentesca, privato degli sportelli mobili. Un bordo nero, inoltre, incorniciava tutta l'opera, sicuramente di fattura molto recente, e mascherava i bordi superiore ed inferiore, nascondendo le travature del soffitto e parte del pavimento che infatti è emerso in corso di pulitura. L'intervento di pulitura è stato eseguito in modo selettivo per garantire il massimo controllo dell'azione dei solventi, rimuovendo gradualmente le vernici sovrapposte e i ritocchi, cercando di non asportare la vernice più antica. I solventi utilizzati sono stati applicati dispersi in gel
secondo le più recenti ricerche di metodo, a formare una pasta lavorabile che posta a contatto sulla superficie pittorica non rischiasse di asportare la vernice più antica. Quindi il vantaggio di ricorrere a questo tipo di pulitura è quello di ottenere un rilascio graduale del solvente, evitando la penetrazione in profondità e consentendo quindi l'asportazione dei soli strati superficiali, quindi un maggior controllo operativo. In corrispondenza degli spessimenti della vernice e dei ritocchi più antichi e tenaci, è stato necessario operare con l'ausilio del microscopio anche a causa della minuzia esecutiva che caratterizza il dipinto. Il bordo nero è stato facilmente rimovibile. Il paesaggio di sfondo presentava molte riprese pittoriche dovute all'esigenza di raccordare cromaticamente l'originale con la fascia laterale aggiunta e dipinta ex novo. Si tratta di una pittura estremamente minuziosa, quindi le figurine che si intravedono attraverso la finestra sono veramente piccolissime e grandi quanto una punta di spillo. La differenza cromatica fra originale e aggiunta lascia supporre che quest'ultima sia stata realizzata quando la superficie del dipinto era già parzialmente alterata cromaticamente. Il nostro dipinto è poco più grande di un foglio formato a quattro ed è stato realizzato su una tavola di rovere dello spessore di circa 1,5 cm, sulla quale è stato steso uno strato preparatorio molto sottile per prepararla ad essere dipinta. Le indagini, in particolare la riflettografia infrarossa, hanno messo in evidenza il disegno della composizione e individuato quelli che possono essere considerati delle piccole modifiche realizzate in corso d'opera e messo in evidenza quelle che sono le modalità esecutive del disegno. L'ambientazione architettonica e la costruzione prospettica sono state realizzate con un tratto definito e preciso che vediamo per esempio nella articolazione degli scuri della finestra, nella definizione delle pagine del libro che sfoglia la Vergine, nell'ingombro della cappa del camino e nella prospettiva del pavimento che è costituita da linee molto nette e precise. Alcuni particolari sono ripresi poi successivamente a pennello con una stesura più liquida e pittorica. Il disegno rivela un gesto sicuro, prova di un progetto compositivo chiaro anche quando delinea i lineamenti del viso della Madonna. Per dare volume ai visi, il pittore ha anche eseguito una serie di tratti incrociati, un incrocio di tratti che servono proprio per creare una sorta di chiaroscuro. Li vediamo qui nel contorno del viso, sul collo, li vediamo sul viso del bambino. Vediamo che vanno a definire anche volumetricamente la cappa del camino, oppure comporre l'abbozzo della sedia su cui siede la Vergine. Questo tratto estremamente dinamico ha proprio lo scopo di dare rilievo alla costruzione disegnativa. La riflettografia ci disvela anche i pensamenti dell'artista, per esempio la posizione degli alari, che sono stati realizzati originariamente erano realizzati più avanti rispetto a come li vediamo oggi dipinti. Si rilevano anche dei segni di gocciolatura del pennello e sono emerse anche delle correzioni del disegno che sono localizzate in questa zona, cioè dove è dipinta la seconda finestra. Infatti noi vediamo che nella impostazione disegnativa la finestra era più lunga, non aveva davanti a sé la credenza col vasellame esposto e sulla parete era originariamente previsto un piatto, che invece nella composizione pittorica scompaiono completamente.
Il dipinto che vi abbiamo presentato verrà allestito in autunno in una delle vetrine al primo piano di visita della Pinacoteca, dove sono esposte opere preziose di piccolo formato. Vi invitiamo pertanto a venirlo ad ammirare dal vivo tra pochi mesi ai Musei Reali.